Privati di fascia alta, investimenti per un controvalore di circa 40 miliardi di euro. Non è facile trovare un'azienda che ha come concetto fondamentale il servizio al cliente. Il mercato è duro oggi, tutti vogliono vendere un prodotto e Euroanza credo che abbia proprio nel DNA un approccio completamente diverso dai competitor, cioè quello di non rendere la vendita invasiva. Devo dire che in questi giorni noi abbiamo rafforzato la partnership con Euroanza, abbiamo in programma di dismettere oltre 1,5 miliardi di euro di patrimonio residenziale in Italia e non vi è dubbio che Euroanza sarà al mio fianco in questa dismissione, perché l'approccio che c'è stato è stato win-win, si vince insieme, un vero partner dell'operazione. Dieci anni fa non esistevamo e oggi, più che mai, oggi proprio c'è il momento del cambio di tendenza, insieme si può fare molto. Si può aiutare le persone a risolvere il loro bisogno di casa e lo si può fare nel momento dove loro si stanno ancora confrontando sull'immobile. Aiuta la scelta dell'immobile anche sapere quanto può essere finanziato. Mi è stato fortunato ad aver conosciuto Euroanza, no? Perché in un mondo dove sovente, è stato detto prima, no? Si guarda innanzitutto il numero, si guarda una società, innanzitutto guardava le persone. Poi viene, se tu puoi vedere le persone, viene anche il numero. E l'unica cosa che devo dire è l'oranza, vecchio, già che cravatta, sempre così. Noi digitali, ho portato per loro le magliette, l'oranza è una società che investe sui giovani, che gli dà fiducia. E non è facile, no? Essere giovani e essere anche creativi da certi punti di vista. E avere una società che ti spinge, ti dà fiducia, è veramente importante. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto uno strumento che è sempre alla portata di chiunque e per ogni fascia d'età ti permette di capire come il risparmio sia una questione giornaliera. Avere qualcuno che ci aiuti a riconquistare il futuro è la prima modalità che aiuta una generazione, una famiglia, un singolo, un paese a uscire dalla situazione nella quale ogni tanto ci siamo messi. Poi credo che esiste chi lavora capendo che lo scopo del proprio lavoro non è aver fatto qualcosa, ma è l'utente, ma è la persona che di te si fida e che nel vostro caso a voi si affida. Io credo che in 5 anni non ho mai sentito una volta derogare dalle persone che ci hanno invitato a questo principio, e questo le rende noi non solo gradevoli, ma veramente degni di stima e di moltissimo rispetto. Grazie. Ti vuole una rete? Sì, la più forte.
ma poi di una rete di persone che amano l'azienda e amano il proprio lavoro. Per cui il brand di Aeroanza sono le persone che la rappresentano.